Ilary Blasi, la gaffe su Soleil Sorge e Luca Onestini. Soleil Sorge e Luca Onestini, Ilary Blasi sbaglia il nome del programma. Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello VIP, è in diretta con i concorrenti della casa più spiata d'Italia. Come al solito, la bella conduttrice romana non riesce a non fare qualche gaffe durante la conduzione della trasmissione di Successo in onda su Canale 5. Questa volta non ha chiamato Serena Grandi con il nome di Simona. Che cosa ha combinato? Prima di far incontrare Luca Onestini, ex protagonista di Uomini e Donne, con suo fratello, per poterlo aggiornare della sua relazione con Soleil Sorge, la moglie di Francesco Totti ha brevemente raccontato come è nata la storia d'amore tra i Beniamini dei più giovani. Ilary Blasi ha iniziato raccontando di come i due si siano conosciuti negli studi di Amici di Maria De Filippi. Peccato che non sia così. La coppia è nata grazie a Maria, ma non ad Amici. Come vi abbiamo già accennato, spiegandovi il motivo della popolarità di Luca Onestini, i due hanno fatto parte di Uomini e Donne, il programma dedicato alla ricerca dell'anima gemella, e non all'interno del talent show che ha scovato artisti del calibro di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Ennesima gaffe per la conduttrice romana, che accortasi in tempo dell'errore ha subito provveduto a correggersi. Intanto, Soleil Sorge si è rivelata essere la grande assente di questa puntata. Luca Onestini e Soleil Sorge, l'errore di Ilary Blasi che sorridere il web. Nelle ultime ore, sembrava quasi certo che Soleil Sorge fosse pronta a lasciare Luca Onestini al Grande Fratello VIP, invece Ilary Blasi, conduttrice del noto programma, ha confermato che l'ex protagonista di Uomini e Donne non si è presentata negli studi del reality show dedicato ai personaggi dello spettacolo. La reazione del suo compagno non è stata delle migliori e nemmeno il comportamento della conduttrice sembra averlo aiutato. Dopo aver baciato la bella modella argentina, Ilary Blasi ha chiesto a Luca Onestini, visibilmente distrutto, come stesse proseguendo la serata. Come deve andare, pure tu che domande mi fai? Ha sbottato il fidanzato di Soleil Sorge con la presentatrice del reality, che si è prontamente scusata con l'ex protagonista di Uomini e Donne. Dopo la gaffa iniziale sul primo incontro della coppia formata negli studi di Maria De Filippi, la moglie di Francesco Totti è rimasta incantata dal bacio di Belen Rodriguez e ha completamente dimenticato del video visionato dal concorrente del GF VIP.